Una nuova cultura vocazionale improntata alla pratica più che alla teoria, alla missione nelle periferie, allo spendersi per gli altri, al non restare fermi. A chiederla il Papa, incontrando in Vaticano i partecipanti al convegno promosso dall'ufficio CEI per la pastorale delle vocazioni, in un discorso interamente a braccio che ruota su alcuni importanti cardini. Primo, la preghiera, che non è, afferma Francesco, la tassa da pagare per arruolare preti e suore, ma lo strumento più efficace per smuovere il cuore dell'uomo a seguire Dio. È pregare. E questo è quello che Gesù ci ha detto: pregate per le vocazioni. Io potrei fare il piano pastorale più grande, l'organizzazione più perfetta, ma senza il lievito della preghiera sarà paneassimo, non avrà forza. Pregare dunque lasciando la porta aperta, non trincerarsi dietro gli impegni, gli orari, le abitudini, ricordarsi di essere missione vivente e di rispondere ogni giorno a quell'alzati che l'angelo rivolge a San Pietro per liberarlo dalle sbarre del carcere in cui è rinchiuso. Ancora l'ascolto dei giovani, la cui inquietudine, le cui domande spesso scomode e insistenti non sono altro che ricerca e desiderio di Dio. L'apostolato del camminare che possa impegnare i ragazzi in iniziative concrete di aiuto al prossimo, nelle carceri, per la strada coi senza tetto, infine la testimonianza che attira e convince più di ogni parola. Che vedano in voi vivere quello che predicate, quello che vi ha portato a diventare preti, suori, anche laici che lavorano con forza nella casa del Signore, e non gente che cerca sicurezza, che chiudono le porte, che spaventano la gente, che parlano di cose che non interessano loro, che si annoiano i giovani, che non hanno tempo. Sì, ma sono un po' in fretta, che... Ma no, testimonianza grande. Mauro Confortola, 29 anni di Livigno, in seminario da 2 a Como, racconta di una vocazione nata e maturata col tempo, frequentando la parrocchia, grazie proprio alla testimonianza di vita del suo parroco, che ha acceso in lui il desiderio di un sì pieno alla chiamata di Dio, chiamata spesso segnata da difficoltà, come quella di costruire relazioni ed amicizie improntate alla verità, eppure già con dei tratti chiari e decisi. Il bisogno di stare con la gente, di stare a contatto con i giovani, di stare in una realtà di oratorio, ma anche con le famiglie, con i bambini anche più piccoli. Proprio il desiderio è quello di portare un po' questo amore, questa gioia che io veramente ho sperimentato nel profondo del mio cuore, condividerlo con la gente di paese, in parrocchia, nelle varie attività, ma nella semplicità, nella quotidianità, soprattutto nella quotidianità. Mettere le mani in pasta, come si può dire, però utilizzando il cuore. Questa è l'immagine che mi porto via dall'udienza, sì, col Papa. Ad insistere sull'importanza della preghiera e del mettersi in cammino al fianco dei giovani è Monsignor Domenico Dalmolin, che descrive una nuova fioritura delle vocazioni in Italia e un nuovo slancio pastorale improntato all'ascolto e all'accoglienza, vie privilegiate per alimentare nei giovani la fiamma del primo amore per Dio. Mi pare di vedere che c'è una rinnovata sensibilità. Le presenti al nostro convegno hanno dimostrato molto entusiasmo, molta rimotivazione a pensare che l'annuncio della vocazione coinvolge tutti, coinvolge dalle comunità fino ai sacerdoti e ai consacrati, ai nostri vescovi, di cui abbiamo bisogno per un lancio anche concreto di quello che può essere proprio un impegno poi quotidiano che tocca a noi di vivere nelle comunità. Direi che c'è una vivacità. Per noi è importante riprendere l'invito che ha fatto proprio Papa Francesco nel 2015 alla Chiesa italiana riunita a Firenze, dicendo fate un cammino di comunione su Evangelii Gaudium, riflettetela, cercate di lavorare e di elaborare su quel sogno di Chiesa che vi propongo. E mi sembra che
una delle tematiche forti è che una Chiesa gioiosa, che vive la gioia del Vangelo, per sua natura diventa una Chiesa che esce da se stessa, che si decentra, che va incontro alla realtà della gente, che si fa vicina alla gente e ai giovani.